Come realizzare un sito con Google Sites in maniera collaborativa? Semplice. Prima di tutto, controlla la posta elettronica. La tua insegnante ti ha inviato un invito a collaborare al sito Creativity Against the Virus. Apri l'invito cliccando su Open. Hai di fronte l'interfaccia del sito su cui dovrai lavorare, non il sito nella versione che verrà pubblicata online. Scopo di questa attività è inserire un contenuto creativo in uno spazio virtuale condiviso. Cosa intendiamo per contenuto creativo? Racconti, riflessioni, canzoni, immagini, poesie, fumetti con cui potresti provare a raccontare questa fase anomala della nostra vita in cui tutto è in stand-by. Come e dove dovrai operare? Nella barra vicino al logo selezionerai la pagina in cui vedrai scritto il tuo nome. Se non lo vedi scritto, seleziona More in alto a destra. A questo punto puoi colmare questo spazio bianco inserendo un contenuto. Sceglierai uno dei possibili layout che ti vengono offerti nel menu Insert. Ho scelto questo layout che mi consente di inserire un'immagine oppure un video da YouTube. Nella sezione a destra posso scrivere un titolo e un testo. Se poi voglio arricchire ulteriormente il contenuto con un altro testo, non farò altro che cliccare su Text Box e inserire la casella di testo in cui potrò scrivere. Potete in aggiunta personalizzare la vostra pagina cambiando l'immagine, selezionando un'immagine per esempio dalla galleria oppure cercandola su Google, e potete anche aggiungere un logo selezionando un'immagine dal vostro computer oppure da Google Immagini digitando una parola chiave, per esempio virus. Una volta inserito il contenuto, dovrò selezionare Publish, cliccare nuovamente su Publish perché il sito sia aggiornato. And that's all, folks.